Benvenuti a tutti, buongiorno a tutti, io sono Andrea Sperandio, sono il presidente di Mestre Mia. E ringrazio tutti quelli che sono qui presenti a questa conferenza stampa. E questa conferenza stampa è stata organizzata per i motivi che potete tutti immaginare, quindi faccio un breve excursus delle cose. A dicembre c'è stato un cambio, diciamo, quasi di direzione da parte del Museo M9 e di chi cura la comunicazione, ed è stato cambiato il suffisso della pagina Facebook da M9 Mestre a M9 Venezia per poi tornare a M9. Abbiamo avuto da parte della cittadinanza una sorta di sussulto generale. Noi abbiamo raccolto come Mestre Mia gli umori delle persone. Inizialmente volevamo fare una passeggiata, scendere in strada e una sorta di protesta pacifica, cosa che abbiamo poi rinunciato a fare, e abbiamo optato appunto per una conferenza stampa aperta alla città e al pubblico e ai giornalisti all'indirizzo di M9 Venezia. In questa occasione leggeremo un documento che vi verrà letto che abbiamo stilato tutti assieme. E a questo proposito ringrazio intanto le associazioni Amico Albero, la Banca del Tempo Danza delle Ore, il Centro Studi Storici, Comitato Villaggio Laguna, Eco Studio del Veneto, FIAB Amici della Bicicletta, Gruppo Fermodellistico Mestre, Masegna e Nissioletti, Mestre Mia, Movimento Autonomia di Mestre ed altre associazioni. Un ringraziamento anche a singole persone come Sergio Barizza, Vincenzo Conte, il presidente Mario Rigo, lo scrittore Pierluigi Liziato, Monica Sambo, Marco Sprogiò, Davide Scano, Stefano Sorteni e l'architetto Gianfranco Vecchiato. Allora, io questo documento, ci siamo un po' divisi i compiti, questo documento ve lo leggerà il professor Stevanato che ho qui davanti a me, ed è molto interessante, quindi vi prego di ascoltarlo attentamente e poi ne discuteremo ancora. Grazie. Grazie. Ma più che leggere il documento che poi potete avere ritirando la cartellina stampa che abbiamo predisposto, credo che siano opportune alcune riflessioni sui contenuti di questo documento. Tutto parte, come è stato detto, dal fatto che questo M9 Mestre sia diventato M9 Venezia per poi ridiventare ancora M9. E noi abbiamo visto che in realtà alcuni aspetti dei contenuti di questo grande progetto, importante anche dal punto di vista finanziario, si sono stemperati, modificati, anacquati nel corso del tempo. E noi vorremmo un momentino riprendere quindi l'invito che ci è stato fatto dall'amministratore delegato Zingarelli di Polimnia, il quale dichiara un'apertura nei confronti della città e delle forze vive della città, per dire che noi siamo pronti. La città è pronta, noi siamo un gruppo di associazioni, un gruppo di cittadini sensibili alle tematiche importanti della città che da sempre, da molti anni, si stanno interessando alle sorti di questa nostra città, e quindi diamo la nostra ampia disponibilità all'amministratore delegato Zingarelli, ma anche al presidente della Fondazione di Venezia, Brunello, ampia disponibilità alla massima collaborazione, alla massima partecipazione, perché questo museo deve essere il primo museo di Mestre. Non può essere l'ultimo museo di Venezia. E allora noi abbiamo pensato di redigere questo documento che si fonda sostanzialmente, vuole esprimere due concetti importanti, basilari, su cui si fonda la nostra idea, quello che noi pensiamo, il senso comune, il buon senso della città di Mestre. Primo, l'M9, così come chiamato, deve essere soprattutto un progetto
culturale. Comprendiamo benissimo tutti gli aspetti economici, finanziari e quant'altro, quindi va bene che possa esserci anche l'aspetto economico, finanziario, commerciale, però non deve essere perso il punto di vista la sua finalità culturale per la promozione culturale della città di Mestre. Secondo concetto, nell'ambito del progetto culturale Mestre deve assumere un ruolo principale. Non deve essere disconosciuto il ruolo di Mestre, perché altrimenti rischia di essere questo un corpo estraneo rispetto alla città di Mestre. E invece noi vogliamo che sia un organo pulsante della città di Mestre. Da questi, che sono due concetti di carattere generale, noi abbiamo distillato anche alcune considerazioni un po' più pratiche, un po' più operative, proprio perché vogliamo contribuire a ciò che questo diventi un successo e non un flop. La prima: il museo deve essere un volano di arte e di cultura che innesca un meccanismo di coinvolgimento e di interesse culturale di tutta la città di Mestre. Quindi coinvolgimento anche di tutte le altre realtà culturali e sociali che sono presenti nella città. E possiamo pensare, per esempio, al Teatro Toniolo, al Centro Culturale Candiani, a Laurenzianum e a Santa Maria delle Grazie stessa, alla biblioteca, agli archivi storici, all'antica scuola di Battuti. Cioè questi che sono dei capisaldi culturali all'interno della città. Deve essere una collaborazione stretta, un tutt'uno con l'M9. Secondo punto, l'abbiamo già detto, identificazione del museo M9 come primo museo della città di Mestre, con non come ultimo museo della città di Venezia. Perché questo, se fosse così, ne squalificherebbe l'importanza. Chiaramente verrebbero prima tutti i 42 musei che ci sono a Venezia e questo sarebbe l'ultimo. C'è così tanta vergogna di parlare di Mestre, della città di Mestre? È una città importante, è una città che ha un suo ruolo, una sua funzione, svolge un ruolo importante nell'economia del Nord-Est. Colga l'M9 questa grande occasione. Terzo, la centralità di Mestre nei contenuti culturali del museo, l'abbiamo detto, vogliamo esplicitarlo un po' di più. Mestre è la città che forse più di qualsiasi altra città italiana ha avuto delle grossissime trasformazioni urbane, sociali, economiche, urbanistiche, per l'effetto della rivoluzione industriale del Novecento. E quindi è un esempio significativo che può essere portato. E quindi si studino queste trasformazioni e diventino esemplificazione di tutte le trasformazioni che hanno subito tutte le altre città industriali d'Italia e del mondo. Non ci si vergogni di portare Mestre. Terzo, anzi quarto, noi dobbiamo contestualizzare l'M9 all'interno del sito dove si trova. L'M9 è una costruzione nuova dall'altra parte, quella che sarà la vera e propria sede museale. Però è all'interno di un contesto antico, che è l'antico convento di Santa Maria delle Grazie, che è qui presente, i Mestri, ha operato i Mestri fin dal 500. E allora bisogna contestualizzare questa cosa nuova in quella che è un sito antico. Lo si contestualizza come? Raccontando anche la storia di questo sito, le trasformazioni che ha avuto da iniziale convento, poi trasformazione con gli editti napoleonici, eliminazione delle suore, se ne sono scappate via, trasformazione in caserma e adesso trasformazione in un centro che noi vogliamo essere un centro principe all'interno della città di Mestre. Queste trasformazioni devono essere inserite, così come devono essere inserite all'interno del museo, in opportune teche, magari anche nell'ambito commerciale, quelli che sono i ritrovamenti archeologici che sono stati fatti, non dico nella città di Mestre, capisco che non ci starebbero dentro tutti nei locali del museo, ma almeno i ritrovamenti archeologici e storici che sono stati fatti all'interno del sedime del convento di Santa Maria delle Grazie. E per realizzare tutto ciò, e con questo ho finito, per realizzare tutto ciò è importante che ci siano dei maestrini all'interno di questo progetto, perché altrimenti è un progetto che nasce senza anima,
solo i maestrini, quelli che hanno vissuto queste trasformazioni, che vivono nella loro pelle gli effetti di queste trasformazioni avvenute così in modo veloce nel corso degli ultimi 50 anni, devono essere inseriti all'interno degli organismi di gestione, di controllo, ma anche all'interno degli organismi che pensano a cosa fare all'interno di questo museo. Solamente così incarniamo questo museo come primo museo di Mestre, altrimenti sarà un corpo estraneo alla città di Mestre. Grazie. Bravo, grazie Roberto. Avete capito tutti? Quindi i mestrini siano protagonisti, coprotagonisti, insomma. Allora, vorrei dare la parola ad Alessia Dacanal, che rappresenta la Banca del Tempo e Danza delle Ore, che anche lei ha qualcosa da dire. Grazie Alessia. Grazie Andrea. In realtà il mio è soltanto un saluto. Sono qui, diciamo, tra i primi relatori, non tanto per l'importanza nella fattispecie del mio ruolo, ma perché devo andare via. Seguirò il Calcio Mestre, che gioca in casa a Porto Gruaro, e questo la dice lunga sull'attenzione che c'è per questa città. Devo dire che guardandovi mi sento sempre a casa, perché so che ci sono tante persone che hanno a cuore le sorti della nostra città, che vogliono bene alla nostra città, e quindi questa è la sensazione a pelle che provo. Per il mio lavoro ho avuto modo di seguire le vicende dell'M9 e di vedere anche il sito prima che fosse distrutto, svuotato, ricostruito e così tornato ad un nuovo utilizzo. Mi dispiacerebbe appunto che non fosse restituito alla città come primo museo di Mestre. Come Banca del Tempo, Danza delle Ore, noi ci occupiamo di cultura, tra le altre cose. Cerchiamo di approfondire quello che di bello abbiamo intorno. Al momento andiamo molto spesso a Venezia a fare i nostri giri per conoscere la Serenissima. Ci auguriamo di poter fare delle grandi iniziative proprio al primo museo di Mestre M9. Quindi sono molto, molto contenta di questo piglio che ha preso la faccenda. Vorrei che diventasse qualcosa di concreto e che ci facessimo sentire e ci ascoltassero soprattutto. Grazie e buon lavoro a tutti, grazie per quello che avete fatto. Grazie a te Alessia, gentilissimo come sempre. Ecco, un'altra persona che ha dato un fortissimo contributo, penso lo conoscerete tutti, è Mario Rigo, che è qui. Ciao Mario. E niente, vorrei far dire due parole anche a Mario, perché sarà la sua età, ma ha tanto tanto da dare, tanto da dire ancora, credetemi. Grazie Mario. Hai detto due parole. E quindi, guardate, ho visto uno sprazzo di sole, ma il sole, quello duraturo per Mestre, lo rappresenta questo gruppo di persone, questo incontro, il motivo di questo incontro, che è molto semplice, è una domanda che facciamo a tutti noi. Chi siamo? Questo è da capire. Chi siamo? E per capire chi siamo dobbiamo capire da dove veniamo. Allora la nostra storia, e allora si incarna il museo, l'argomento di cui oggi si discute, che deve rappresentare, non tutta, ma una parte importantissima della storia del chi siamo. Quindi ho ascoltato quello, ho visto, ho letto quello che è stato scritto, ho ascoltato. Guardate, l'impostazione che è stata data è un'impostazione di grande realismo, cioè è qualcosa che deve, attraverso l'iniziativa del museo, compenetrarsi con la vita cittadina. Cioè Mestre deve diventare una città, deve sciogliersi dall'essere una periferia, così come è stata troppo spesso considerata, e per sciogliere questo nodo, questo equivoco, è chiaro che anche questo passaggio diventa un passaggio fondamentale, cioè poter dire fino in fondo chi siamo, e dicendo chi siamo diciamo anche la nostra autonomia,
la nostra capacità di essere autosufficiente, la nostra capacità di creare un futuro. Quindi l'augurio che faccio a Mestre Mia e a tutti quelli che si sono impegnati in questa battaglia è che continuino così, perché la strada che hanno imboccata è giusta ed è importante e darà dei risultati. Grazie Mario, sai che ti ascolterai in continuazione sempre. Ecco un altro Marco Sbrogiò, un altro contributo prezioso, eccolo qui che si avvicina. Ciao Marco, ci dici qualcosa anche tu? Sì, beh, grazie. Io mi sono interessato della storia un po' più antica della parte, diciamo, dei castelli di Mestre, della storia più antica di Mestre, però evidentemente, come poi citava prima anche Roberto Stevanato, l'M9 è nella continuità della storia inserito in una parte storica ed è un edificio che oggi può avere un grosso significato purché mantenga la sua identità mestrina. Naturalmente aperta al mondo, al Veneto, ma al mondo anche come Mestre poi lo è, perché non è una città assolutamente provinciale, e perché vuole avere un ruolo ed un significato. Ricordo che comunque il Museo M9, ancorché una cosa molto importante che ha permesso oggi di recuperare una parte urbanisticamente, una parte significativa di territorio cittadino che era anche sconosciuta ai più, perché c'è un bellissimo chiostro che deriva naturalmente dalle trasformazioni militari dell'Ottocento, ma poi prima era questo convento di Santa Maria delle Grazie, e sono state anche sacrificate delle parti storiche importanti, c'erano all'interno degli edifici delle cavallerizze, delle cose che io stesso avevo poi catalogato e sono finiti in un cassetto, in quel famoso, diciamo, catalogazione di beni storici architettonici fatto all'inizio degli anni 90. Quegli edifici pure segnalati oggi sono stati demoliti, ma allora questo sacrificio che come sempre il Mestre sembra dover dare oggi deve trasformarsi in un punto di partenza che deve essere una forma di riscatto, ma anche una forma di dimostrazione di avere delle capacità e delle potenzialità. E all'interno di questo museo dell'M9, che nasceva come concetto del recupero della parte dello sviluppo novecentesco di Mestre, quindi il recupero di tutta una serie di testimonianze, la lettura del sviluppo del territorio che si diceva prima, quindi le trasformazioni non soltanto qui diciamo, ma anche delle altre città del Novecento, deve esserci dentro, possono starci anche tutte le trasformazioni, e queste sono, e secondo me questo era il mio parere, anche quelle rappresentazioni pittoriche, per esempio tipiche di quel periodo, il futurismo, ci sono tantissimi anche musei che già si occupano di questo, ma che qui potrebbero avere paradossalmente quasi più significato, perché proprio sarebbero anche l'esemplificazione di un territorio. Ricordo che anche la semplice portare qui il quadro di Klimt, Giuditta Seconda, che a Venezia si sperde fra la miliardi di altre attività, qui ha creato un punto di attrazione e qui potrebbe diventare invece un punto significativo permanente che dovrebbe dare il là e collegarsi, per esempio, ripeto perché è tipico anche di quel periodo, a quell'epoca. Quindi il Novecento, questo museo del Novecento è un qualcosa che deve essere rappresentare la continuità, una storia che continua, un punto di riflessione, un punto fermo rispetto ad un periodo, ma che non deve dimenticare i legami con la città, perché se, come diceva, è stato detto prima da altri, non è che faccio altro che ripetere, questa situazione diventa un elemento avulso, un qualcosa proiettato dall'altro, il 43esimo museo di chissà chi di qualcosa, e si deve avere un'anima, altrimenti quest'anima non ce l'ha, non dialoga con la città, nessuno lo fruirà, e anche noi, se sappiamo dare quest'anima a questo elemento, anche chi abbiamo ospite oggi qui nella nostra città potrà eventualmente usufruirne, dimostrando che noi siamo, come è stato detto prima, realisti, perché chiaramente sappiamo che un museo deve anche mantenersi con una capacità economica, perché oggi nulla si mantiene se non danno prospettive economiche, ma basta che noi questo qui non ci dimentichiamo di sapergli dare anche un cuore, oltre che a una mera testa così che ragiona in termini meramente mercantili. Grazie. Grazie Marco.
Ho qui davanti a me, dietro di me, qui l'architetto Gianfranco Vecchiato. Anche lui ha qualcosa di molto importante da dirci, giusto Gianfranco? Avendo partecipato fin dall'inizio alla costruzione con la fondazione del Museo M9 quando ero assessore, avevo avuto la fortuna di visitarlo prima che iniziassero gli interventi. Ho già denunciato quindi a suo tempo la demolizione delle scuderie ottocentesche, perché mi sembrava che erano fra l'altro indicate sulle carte come restauro conservativo, mi sembrava una contraddizione che un museo del Novecento chiamato a discutere e ad affermare, specialmente nella nostra città, le speculazioni, le distruzioni che sono avvenute durante lo scorso secolo, partecipasse alla sua nascita con la distruzione di quel poco che era rimasto dietro. Però l'incontro di oggi mi auguro che sia un modo da parte della Fondazione di ascoltare il senso che viene da queste associazioni che hanno un legame particolare con la memoria. Io ho avuto già modo, quando ci siamo sentiti qualche sera fa in un incontro, di citare una scritta che ho letto visitando a Sant'Arcangelo di Romagna il paese natale di Tonino Guerra, sceneggiatore, artista, poeta, quando lui dice che noi siamo già stati in paradiso e spesso ci torniamo quando entriamo dove vive la memoria, perché la memoria è il punto di riferimento non solo della storia delle persone ma anche delle città. Allora, guardando da questo centro civico che è ancora in fase di definizione, io farei un'ulteriore riflessione. Se tornassimo indietro di 10 anni, qui avevamo uno scenario molto diverso. Quindi, anche se personalmente non mi è piaciuto dal punto di vista dell'architettonico quello che è stato fatto nella riapertura, le spallette, le righe, però insomma il centro di Mestre in questa fase, in questo punto, è modificato, è cambiato. C'era un'ex struttura militare abbandonata, una serie di associazioni d'arma e di qualche famiglia di militari, c'era un centro civico più o meno ormai inutilizzato e qui passavano le auto. Vedete come in processo, diciamo, di trasformazione stia incidendo nel cuore della città. Però qualche centinaio di metri sulla nostra destra, di fianco alla torre, c'è il borsino che era della cassa di risparmio, chiuso, vuoto, per fortuna non ancora utilizzato ad uso commerciale, perché ci mancherebbe che poi mettessero anche i tavolini di fianco alla torre civica. Permetto di segnalare che, essendo la Fondazione Venezia, Fondazione della Cassa di Risparmio, il borsino è della Cassa di Risparmio di Venezia e il centro civico è in fase di discussione per una delibera che dovrebbe arrivare alla fine del mese in Consiglio Comunale, la mia proposta sarebbe, naturalmente a chi la può raccogliere, che la Fondazione si faccia parte attiva con un intervento che in qualche modo può riguardare la parte del centro civico e dia in opzione con il Comune parte dei locali di qua per l'uso della Fondazione, e la Fondazione dia in cambio alla città quei 200 metri quadrati del borsino che sarebbero utilissimi per un allargamento degli spazi espositivi della torre. E prima o poi speriamo che poi arrivi anche il momento della riqualificazione della De Amicis, che sarebbe un tassello tra la parte piano terra di qua e la parte della torre, dello spazio della torre. Sarebbero due tasselli importanti per collegarli con questo distretto della memoria, diciamo, no? Quindi uno dei punti attraverso i quali
questa discussione si è aperta, apre altre porte e apre altri elementi di dialogo che non riguardano quindi solo la fondazione, possono riguardare anche l'amministrazione comunale. Grazie. Splendido intervento, grazie Gianfranco, e anzi avremo modo di continuare questo argomento perché credo ci sia molto da lavorare. Ecco, una voce fuori dal coro è quella di Pierluigi Rizziato, scrittore. Ciao Pierluigi, benvenuto. Fuori dal coro. Fuori dal coro penso anche che sarò brevino. Io parto da una cosa che ho avuto già modo di accennare in altre occasioni, che purtroppo Mestre è una città che non c'è sostanzialmente, che non esiste, perché il nome non compare da nessuna parte. E l'ultimo tassello di questa cosa, parlo dell'assenza di segnalazioni Mestre nelle autostrade, del noleggio biciclette qua a Mestre si chiama Venice Bike, i parcheggi a Venezia, eccetera, si può andare avanti mezz'ora su sta cosa. L'ultimo tassello di questa pratica, diciamo, di escludere Mestre dalla sua evidenza, dal suo esistere, è stato togliere Mestre dall'M9. M9 Mestre è diventato M9 Venezia, adesso è anche M9. Qualcuno mi ricorda che M9 è comunque un brevetto registrato di un modello di pistole Beretta, per cui questo potrebbe anche stridere un po', e la Beretta potrebbe anche avanzare delle rivalse sull'utilizzo di questo M9. Scusate. E comunque l'M9, spero che si torni a chiamarlo M9 Mestre, come è giusto che sia, perché è a Mestre, non è altrove, è a Mestre, nella città di Mestre. È un progetto forte e mi auguro che sia un progetto forte nelle intenzioni e che sia anche poi un progetto forte nella realtà. E sarà ancora più forte se questo polo che sta nascendo diventerà il perno di un polo culturale diffuso, in contiguità con il Toniolo, il Laurenzianum, il Candiani, Santa Maria delle Grazie, la Vez, ma anche questo edificio qui sopra, che se avrà un utilizzo debole sarà anche quello sostanzialmente un fallimento, e spero che non sia così, che sia un utilizzo forte e che sia finalizzato anche questo a fini espositivi e museali, come può essere anche Villa Querini. Se si completasse questo disegno, Mestre sarebbe davvero un forte centro di attenzione culturale, storica ed espositiva. Grazie mille. Oh, eccoci qua, siamo in chiusura, dopodiché se i giornalisti vorranno fare qualche domanda particolare, però prima di chiudere, che vedo Sergio Barizza, il nostro Sergio. Caro Sergio, in chiusura vorrei che fosse Sergio, a cui tengo moltissimo, i saluti finali. Sergio, ce li fai, vero? Vi faccio i saluti e basta, perché non voglio parlare, il silenzio parla da solo. Grazie a tutti e ci rivediamo. Ecco, scusate, perché non lo vedevo in mezzo a tanta gente, poi era vicino a me. Invece ci tenevo moltissimo, che il suo contributo è stato veramente prezioso, mi riferisco a Michele Boato. Vorrei dare la parola anche a Michele, grazie. Allora, ricordiamo che M9 lavora con i soldi soprattutto dei mestrini, della Cassa di Risparmio di Venezia, quindi non può essere un ente estraneo, avulso da questa città, se lo devono ricordare. Secondo, siamo in un posto dove fino all'88 qui passavano le macchine, vi ricordate, Piazza Faretta. Con gli amici della bicicletta abbiamo dato una grossa mano, quella volta con Zorzetto, eccetera, e la città sta cambiando, sta migliorando. Questo edificio sotto cui siamo non deve diventare un ristorante, come sta proponendo in questo momento il sindaco. Non può diventare un ristorante. Siamo di fronte al Museo del Novecento, ne abbiamo detto già, questo può diventare il Museo Civico di Mestre. Ce l'hanno promesso in tutte le maniere, la De Amicis la stanno lasciando cadere, hanno fatto il disastro in via Pio X con l'architetto Capriolio e le giunte
precedenti, che comincino a cambiare questa situazione. Questo può diventare il grimpettaio dell'M9 e si può fare veramente allora un luogo della memoria, ma anche del presente, molto più attivo e molto più propositivo che non aprire una semi-pizzeria, come si sta dicendo. Io credo che l'iniziativa di oggi sia storica, perché si stanno mettendo assieme, avete visto il nome delle persone, ma quelle come Vincenzo Conte che non hanno parlato e tante altre che stanno qui sortendo, benissimo, benissimo. È storico il fatto che si ricominci a alzare la testa e che la città di Mestre cominci a farsi sentire. No. Grazie Michele. Ho qui vicino a me il presidente della municipalità, Vincenzo Conte. Grazie Vincenzo, tocca a te. Qualcuno molto più importante di me diceva una volta: pensare male tante volte ci si azzecca, no? Allora io voglio pensare male e penso che tutto questo movimento sul nome M9, Mestre Venezia M9, non sia avulso da un disegno più generale di obnubilazione di quella che è l'identità di Mestre. Quello che prima citava Michele Boato, che noi qui siamo sotto la casa ancestrale dell'istituzione decentrata di Mestre. È stata una sede del consiglio di quartiere, poi è diventata la sede del consiglio di municipalità, poi ci hanno spostato e alla fine che cosa ha detto la precedente amministrazione? Il costo è pesante, dobbiamo trovare un sistema di poter far sì che la gestione sia economicamente sostenibile, e ci hanno fatto una proposta dicendo: beh, i primi due piani li possiamo mettere a posto con una spesa di circa 500.000 euro se possiamo destinare il piano terra e l'ammezzato, premesso che verrà realizzato un camminamento pedonale che abbiamo trovato corretto, giusto e positivo, se diamo una destinazione di caffetteria. Noi come consiglio di municipalità quella volta siamo anche mini amministratori ma responsabili, abbiamo detto: vabbè, accettiamo questa cosa, però chiediamo che la mini caffetteria mantenga quello che poteva essere un po' l'intendimento, cioè l'abbiamo chiesto una caffetteria letteraria, che voleva dire mantenere un'emeroteca, che poteva essere un'emeroteca oggi importante, high tech, con il touch screen per chi l'avrebbe consultata, per presentazioni di libri, piccole mostre di quadri e di fotografia. Questo perché gli ultimi due piani sarebbero rimasti a disposizione del pubblico e noi in quella sede chiedevamo di ripristinare quello che era un spazio espositivo molto importante, come è sempre stata l'emeroteca, dove potevi fare qualsiasi iniziativa con le associazioni e sarebbe stata frequentata. Questo oggi non c'è. Vogliono fare quattro piani di una ristorazione, mettere una scuola di Masterchef, ragazzi, ma io non credo che in piazza San Marco si metta il Masterchef. Noi siamo in piazza dei Signori, c'è un bar, sì, sotto il portico, che era il vecchio progetto dell'architetto Sarto di aprire qui sotto e fare come a Treviso in piazza dei Signori. E allora noi chiediamo con forza, adesso la settimana prossima andremo in consiglio per la delibera che ci è stato chiesto su questo parere, dove diciamo che Mestre necessita di avere uno spazio espositivo, perché uno spazio espositivo c'era, non c'è più. Come diceva prima Michele, la scuola De Amicis è in una condizione irrecuperabile, e anche in tutta questa marea di soldi che adesso è arrivata da Roma e che il sindaco sta mettendo giù in una serie di interventi, non si parla della De Amicis, si poteva prevedere almeno un intervento a stralcio, oppure se vogliamo proprio recuperare c'è Villa Querini che ormai è vuota, ma anche la Ticozzi è vuota. Mestre necessita di uno spazio espositivo. Concludo dicendo che se qualcuno di voi ha il piacere di andare a vedere sotto il Pertini, in una specie di bunker, c'è tutta la collezione de Getolf di grandi reperti mestrini che sono lì buttati. E allora sì, il primo museo di Mestre l'M9, ma che ci sia anche il secondo della storia patria. Grazie. Grazie, volevo qui Marco, Gianfranco Vecchiato e Roberto Stevanato, se ci sono delle domande dei giornalisti, qualche domanda o qualcuno di voi? Scusate, una domanda da un vestino da 50 anni. Sì, prego. Va benissimo il museo M9, va benissimo il recupero come avete detto voi, ma il museo M9 è vicino a una piazza, Piazza Barche, che credo sia la più brutta d'Europa.
con una baracca pericolante, con parcheggi anni 50, è una vergogna. A suo tempo abbiamo affidato un architetto giapponese di fare la riqualificazione, è una vergogna, perché non riusciamo o a restaurare quella baracca che quando sono venuto qui a Mestre negli anni 60 c'era ancora, o la restauriamo o la buttiamo giù per pubblico decoro espressamente previsto dal codice civile. Questa e quell'altra baracca assurda che è in via Mestrina. Ok, grazie, ci potete fare qualcosa. Noi ovviamente non possiamo che, cioè, non abbiamo, come dire, il riferimento su questi elementi qui è sicuramente importante. Io stavo proprio più vicino e ho seguito all'epoca, ancora mai 28 anni fa, la demolizione di quell'edificio di via Mestrina che è stato poi bloccato, avevano cominciato i lavori alle 5 della mattina e poi è rimasto lì, e quella è una cosa tra parentesi vergognosa ed assurda che non riesco a capire, o meglio, il piano credo che prevedesse già all'epoca che dovesse essere aperto e creare una piazza unica con il piccolo parco che c'è vicino, e i proprietari credo fossero obbligati a fare un intervento di piano urbanistico complessivo e dopo invece forse non lo volevano fare. Però è assurdo, e questa è la dimostrazione di come le cose vanno appunto a Mestre, ma questo ovviamente riguarda anche l'edificio di Piazza Barche, come sia ormai a livelli quasi trentennali che succedono le cose e non si riesca a risolvere, perché evidentemente tanto non interessa e sembriamo i bombardati. Io sono stato qualche anno fa a Palermo, bellissima città, però c'è ancora gli edifici bombardati dalla Seconda Guerra Mondiale in alcuni punti che sono lì. E noi siamo nella stessa condizione, perché non è che abbiamo diversità, e mi sembra stranissimo, veramente impossibile, che non ci si possa dedicare, al di là del fatto che ovviamente è un'area privata, ma che non ci possa appunto imporre per pubblico decoro la sistemazione, anche se noi pensiamo, ma potremmo aggiungere, un mercato che dalla posizione provvisoria è stato portato in un'altra posizione provisoria che vogliono stabilizzare, e che tra l'altro guarda verso il fiume, che è una parte principale, con la chiusura, che abbiamo i cassonetti grossi delle immondizie dietro voi, quelli che portano dietro, che abbiamo un punto di bruttura in un punto che sta trasformandosi anche quello, perché doveva diventare il ganglio centrale della città relativamente anche al punto di vista dei trasporti. Ci sono questi aspetti indefiniti, chiamiamoli così, quindi sta a noi dare il senso, e credo che questa indicazione di oggi sia di essere di pungolo, di continuo stimolo e di continuo ricordo di queste situazioni che debbono e non possono non trovare una soluzione. Grazie Marco. Abbiamo anche una domanda, vediamo, facciamo rispondere a Roberto di Mitia Chierini della Nuova Venezia. Grazie. Salve a tutti. No, volevo soltanto chiedere quali sono le vostre prossime mosse, cioè se chiederete un incontro con Brunello e i vertici di M9, cioè cose, che mappa vi siete dati? Beh, intanto oggi pubblichiamo, attraverso questa conferenza stampa, pubblichiamo questo documento che abbiamo iniziato a distribuire, lo faremo pubblicare nella stampa, lo presentiamo al comune, al protocollo, e dopodiché chiederemo formalmente un incontro con il presidente Brunello della Fondazione di Venezia e con l'amministratore delegato di Polimnia, ingegner Zingarelli, soprattutto con quest'ultimo, visto che quest'ultimo ha lanciato questa apertura sul giornale, e noi diciamo, noi siamo qui e siamo pronti a incontrarci, a parlare, a collaborare. Dopodiché starà a loro a dimostrare la loro sensibilità nei confronti della parte viva della città di Mestre. Domande? Qualcuno? Qualcuno fra il pubblico? Qualche giornalista? Qualche altra domanda? Bene, se non ci sono domande, noi concluderemo questa conferenza stampa. Vi ringraziamo a nome di Mestre Mia e a nome di tutte queste associazioni che hanno aderito oggi: Amico Albero, Banca del Tempo, Danza delle Ore, Centro Studi Storici, Comitato Villaggio Laguna, Eco Istituto del Veneto, Amici della Bicicletta, FIAB Amici della Bicicletta, Gruppo Fermodellistico Mestre, Masegna Nissioletti, Mestre Mia, Movimento Autonomia di Mestre,
e ci sono altre associazioni. Allora un grazie a tutti e un buon weekend a tutti, grazie. Viva Mestre! Viva Mestre!